Ciao a tutte, eccomi tornata. Oggi non è un video creazioni, ma un piccolo e semplice video tutorial di questi orecchini che probabilmente avrete già visto in un altro video, ma non ne sono sicura perché non mi ricordo. E diciamo che non lo so ancora perché devo vedere quando riuscirò a pubblicare questo video, diciamola così. Per farli vi dico cosa occorre prima del tutorial vero e proprio. Abbiamo bisogno di Super Duo Lustered White, questo è il codice che ha Cadoro, perline 110 Permanent Finish Galvanized Starlight, questo è sempre di Cadoro e questo è il codice, sono delle 110 color oro, io vi dico i colori se li volete riprodurre ovviamente uguale ai miei. Queste sono 110 Opaque Lustered White 121, questo è di Beading ma il codice dovrebbe essere lo stesso e sono delle perline bianco perla, e delle 80 sempre Permanent Finish Starlight 80 appunto, sempre color oro. Ovviamente liberissimi di scegliere altri colori e non ho da mostrarvi qua sciolti, ma avremo bisogno anche di Bicono Crystal B, qua me ne è rimasto solo uno, ma li potete vedere appunto nella lavorazione. Potete anche utilizzare, per dire, se li avete, i bellissimi Aurum, i Dorado, ma vi consiglio di scegliere poi un altro oro di perline perché il Dorado è un colore oro scuro di Swarovski, o i White Opal AB, comunque i Bicono che più vi aggradano. Io ho scelto di mettere questi Crystal AB per non mettere qualcosa di bianco e appesantire quelli che volevo fossero appunto degli orecchini da sposa, sottili, leggeri, piccolini, tra virgolette, e comunque molto luminosi, ecco, volevo molto luminosi. Io ho utilizzato queste monachelle, ma perché no, si può utilizzare anche un componente a lobo, quindi come un perno con pallina con un'altra decorazione, utilizzando poi un anellino di congiunzione. Questo è tutto il materiale di cui abbiamo bisogno, ovviamente oltre i Bicono serve anche, che non ho da mostrarvi, anche il filo, e io ho utilizzato il Fireline, le forbici, l'ago, eccetera eccetera, le classiche basi per la tessitura. E niente, spero che il tutorial sia chiaro e vi lascio proprio alla lavorazione. Ciao! Allora, il primo passaggio è prendere tutte le nostre 9 Super Duo, quindi le inseriamo sul filo. Non ho provato a fare questi orecchini con un filo da tessitura classico, ma è talmente piccolino che dovrebbe comunque compattarsi pur non avendo un sostegno come quello del Fireline. Provate e fatemi sapere nel caso con un commento. Poi inserisco 4 80 color oro, 5 110 bianche, che saranno quelle che formeranno il picot in cui agganceremo la monachella, quindi 5 di quelle bianche, le ho proprio contate, altre 4 80 color oro, e vado a chiudere il mio lavoro a cerchio, quindi lo faccio scorrere sul filo, ripasso in tutte le perline con l'ago, cosa oltretutto non facile con la fotocamera di mezzo, state attenti magari prima di iniziare la lavorazione a far caso se le Super Duo che state utilizzando non hanno uno dei due buchini tappati, come spesso purtroppo accade, ed è una cosa molto molto fastidiosa, soprattutto se poi non si riesce a liberare con la punta dell'ago. Adesso vado a chiudere appunto la mia lavorazione a cerchio, facendo però attenzione a non stringere eccessivamente perché altrimenti poi farò fatica a creare il cappietto, quindi la punta con le 110. In questo caso io mi ritrovo ad uscire tra la Super Duo e le 80, rientro con l'ago nelle 80, prendo una rocaille 110 a questo giro oro e rientro saltando tutte le 5 nelle altre 80, facendo quindi proprio un salto
che chiudendo questo passaggio andrà a stringere, quindi ad unire le 11.0 all'estremità e a formare quindi il picot. Se non si forma, aiutatevi un attimino con l'ago per stringere le 11.0 bianche, e questo è appunto il risultato. Ora io taglio la codina di filo che mi dà parecchio fastidio, poi proseguiamo. Prendo un 11.0 color oro e la inserisco nella super duo che mi ritrovo vicina, nel buchino quello alto. Tiro. Adesso devo fare questo passaggio fra ogni super duo che mi ritrovo, quindi prendo la 11.0 oro e la inserisco nella super duo successiva, 11.0 color oro e super duo successiva, fino a completare tutto il passaggio, che andrà quindi a sistemarmi la posizione delle 11.0 appunto a ventaglio. Dopo che ho terminato tutto il giro di 11.0, ho inserito l'ultima tra il buco superiore della super duo e le altre 8.0, sono ripassata nel mio archetto e spunto dalla prima 11.0 che ho inserito. Spunto dal lato e devo creare tutti i picot necessari poi per mettere i bicono. Quindi prendo 3 perline e le inserisco passando il filo nell'11.0 successiva. Altre 3 perline e rientro nell'11.0 successiva. Questo mi serve appunto per avere lo spazio per i bicono, perché ho provato a inserirli direttamente fra una super 2 e l'altra, ma o si usano i 2,5 mm o non c'è niente da fare, la lavorazione poi si arriccia tutta, che per carità a me non dispiace avere lavorazioni un po' arricciate che danno l'effetto un po' del pizzo, però avevo voglia appunto di riuscire a creare un qualcosa che rimanesse abbastanza piatto e che poi appunto mi ricordasse un ventaglio. Non so perché in questo periodo sono fissata con la forma dei ventagli. Ho quasi finito, quindi prendo altre 3 perline, le inserisco di nuovo nell'11.0, mi fermo ovviamente quando incontro l'ultima perlina. Nello spazio che si crea fra l'ultima perlina non inserirò bicono perché sarebbero troppo laterali, però comunque ci sta bene un picot per rifinire la creazione. Rientro con l'ago, adesso magari raddrizzando la creazione riesco a mostrarvela, rientro con l'ago nelle 8.0, quindi devo ripassare di nuovo nel ponte, cosa non facile per la tensione del filo, per riportarmi esattamente dall'altra parte. Io qua prendo la scorciatoia e passo nella 11.0 che ha chiuso, diciamo, la punta, rientro in questa serie di perline. Quindi io lascio un buchino libero, voi ovviamente se non volete lo riempite con un altro bicono. Io quindi mi porto al centro del secondo picot, che adesso vi faccio vedere meglio. Mi devo mettere in questa posizione per riuscire a lavorare, altrimenti con la fotocamera di mezzo non ci riesco. Quindi io salto il primo picot e vado a inserirmi nel secondo, inserendo appunto per un totale di 6 bicono, quindi ne inserisco uno e rientro nella perlina centrale del picot successivo. Un altro picot. Come ho detto, questi sono i bicono cristalla B. Comunque, se mi ricordo, questo giro vi lascio tutte le diciture dei materiali nell'info box, che vi invito comunque a visitare. 5 e il mio sesto bicono. Ora devo ripetere il processo di prima, ovvero rifare tutto il passaggio rientrando nelle perline e spuntando dall'altra parte, perché non mi piace rifinirlo così nudo e crudo, ma voglio inserire un'altra 11.0 fra tutti i bicono.
potete anche fare questo giro, quindi uscendo da qua, rientrare, riuscire e tornare indietro, però mi sento più sicura a fare un giro completo anche perché aiuta a bloccare il filo. Quindi passo dall'altra parte spegnendo la fotocamera e vi mostro cosa facciamo. Eccomi qua, sono passata come dicevo prima in tutte queste perline per uscire dall'altro lato, esco dalla punta del primo picot, quindi da dove sono ho cominciato con i bicono, scusatemi, impapero, stasera sto facendo una fatica bestiale a finire questo tutorial, e anche se è semplicissimo ho mille difficoltà, tra cui il gatto che ci smette entrando nella lightbox, prendo un 11-0 e rientro nel bicono per tappare, diciamo, il buchino che si è formato dal dislivello. Io mi giro un attimo una lavorazione per comodità, prendo un'altra 11-0 e rientro nel bicono successivo, quindi senza infilare l'ago nella rocaille, un'altra 11-0 e l'altro bicono, un'altra 11-0, l'altro bicono, perché mi piace di più questa rifinitura senza che si vedano troppo gli spazi tra un bicone e l'altro. Poi sta a voi farci eventualmente altre lavorazioni, quindi potrebbero essere anche degli altri picco più piccoli con delle 15-0 che in questo momento di questo colore non ho e non mi piace farle bianche. Diciamo che comunque mi voglio tenere su una cosa molto molto semplice. Prendo l'ultima 11-0, rientro nella prima perlina che incontro ed ecco qua, il nostro orecchino è finito. Adesso dovete bloccare il filo, io vi consiglio di fare il solito passaggio, di ripassare anche in qualche super duo e se riuscite di ripassare anche un paio di volte nei bicono, perché si sa che sono cristalli molto taglienti e tagliano comunque facilmente il fire line. Io adesso appunto blocco il filo ripassando nel bicono e poi inseriamo insieme la monacella e vi faccio vedere la coppia di orecchini finita come all'inizio del video. Ecco qua il mio componente finito dopo tanta fatica, perché come vi ho detto questo tutorial non ero più abituata a girare video tutorial di tessitura e mi è successo di tutto, tipo rovesciamenti di perline e cose varie, l'ho dovuto girare 3 volte. Comunque siamo alla fine del tutorial, io utilizzo di nuovo quelle bellissime monachelle che mi ha regalato la mia amica Fata Morgana e so che tanti di voi non le trovano e mi hanno chiesto appunto dove si potevano prendere, a me appunto, come ho detto tante altre volte, le ha regalate lei, quindi non so dirvi dove poterle trovare uguali, ma ho visto tanti modelli simili, diciamo, a questi su Etsy, quindi vi consiglio di farvi un giro nei rivenditori internazionali di Etsy, perché se ne trovano veramente di molto carine e simili, diciamo, a queste, con comunque lo stesso meccanismo di chiusura di agganci. Questi sono i miei orecchini da sposa finiti, spero che il tutorial sia stato chiaro e semplice, ma ho incontrato difficoltà, quindi vi chiedo scusa. Se avete domande lasciate un commento qua sotto e se li riproducete fatemi sapere se vi siete trovate bene anche con dei fili di attessitura. E niente, basta, ciancere e al prossimo video, ciao!